questo regalo? È perché è un libro. È un libro? Nella porta magica degli elfi. Wow, lo leggiamo? Sì. E la regia abbia inizio. Attenzione, elfi in arrivo. Sono in arrivo gli elfetti della porta magica? Sì. Non c'è questa bottiglia con della polvere. Prima dobbiamo fare il contratto di apprendistato. Firmarlo e metterlo davanti alla porta, vero Stella? Poi sì. Forse arriva anche la polverina magica e con quella possiamo farlo arrivare con la filastrocca di attivazione. Vero? Qual è la filastrocca? Questa. Siamo pronti per iniziare, un elfo vogliamo ospitare, filastrocca incantata, la porta elfica venga attivata, polvere di fata, polvere di stelle, ne vedremo delle belle, per questo periodo natalizio che la magia abbia inizio. Lo facciamo nei prossimi giorni? Sì. Ok, ma cosa c'è scritto? Vedi c'è scritto, cercasi famiglie amanti di Natale, con uno o più bambini che vogliono ospitare almeno un folletto, un elfo, se interessati compilare il contratto elfico. Dov'è? Vedi questo contratto qua, la mamma quando va a scuola fa una fotocopia, e perché non possiamo usare questo, perché poi l'anno prossimo facciamo arrivare, farlo arrivare di nuovo, e lo prepariamo davanti alla porta, va bene? Sì. Ciao. La famiglia Albino si impegna ad accogliere Rudy e Ruby per un periodo di apprendistato dal... Quindi dal 21, dell'11, del 22 al 25, vero? Sì. Alla mattina di Natale. Al 25 del... no, del 12, giusto? Sì. Del 22. Bene. Poi la famiglia promette di non arrabbiarsi troppo per i suoi scherzetti o pasticci. In caso di problemi è possibile scrivere una letterina a Babbo Natale. Che firma? Io... scrivere il mio nome, beh. Vai, scrivere qua sotto. Scrivere Stella. Sì. Lì, bravissima. Guarda che bello come lo scrive. Eccola. Bene, ecco. Mamma. Mamma. Alessandra. Prof. Giordani. Alessandra, non ci sta Prof. Giordani. E qua dopo firma il papà quando torna e lo mettiamo davanti alla porticina. Prof. Giordani. Servizi e posta uffici anagrafici mamma. Magico mondo vuol dire. Villaggio di Babbo Natale in sede del Polo Nord e Italia, che la magia abbia inizio. Ok, contratto pronto. Stella, sveglia. C'è la pozione. Sì. È vero, prova a prendere la pozione, guarda bene. Qua. Ah, non è la pozione, è la polvere magica. Proviamo a aprirla. No, ha detto cos'è che c'è scritto sul libretto. Bisogna farlo con la mamma, il papà, la Isabel. L'attivazione, vero? Sì. Lasciamo qua intanto. Questa qua la lasciamo qui? No, apriamola. Leggo io, amore. Guarda che bello. Non è la lettera che abbiamo lasciato ieri? No. Famiglia Albino, mi raccomando, comportatevi bene e anche lui imparerà le vostre buone maniere. Di giorno vi sembrerà un po' pazzo, ma non lo è. Trattatelo con cura. Appena dormirete e non lo guarderete, lui prenderà vita. Abbiate pazienza con lui perché è proprio un buon elfo. Però è arrivato? Chissà quale elfo vi assegnerò. Voi che ne dite? Siete curiosi? Sì. Che la magia abbia inizio. Attenzione, elfo in... Babbo Natale. Per la firma. Primo passaggio. Tu e la famiglia o con gli amici presenti, mettetevi davanti alla porticina. Battete insieme le mani per 3 volte e fate un giro su voi stessi. Fate poi un sorriso un altro. Qua. Batti le mani 3 volte. Poi giro. Giro intorno a te. Sorridetevi l'un l'altro. No, sentite sta.
scusate. E poi la Isabelleggia. Io mi ricordo solo il finale. Siamo pronti per iniziare. Un elfo vogliamo ospitare. Filastrocca incantata, la porta alpica venga attivata. Polvere di fato, polvere di stelle, ne vedremo delle belle. Per questo periodo natalizio che la magia abbia inizio. La porta alpica venga attivata. Beh, soffia. Forte. Dai. Soffia forte. Bravo. Oh, la Isa è uscito bene bene. Allora domani devo andare a pigliare le chiavi delle belle. Su nanna. Ma io non devo andare su. Tu no. Io vado, ciao. Ciao, buonanotte. Mamma mia. Alexa, spegni luci. Oh! Isabel. Guarda qua, è qua il tuo telefono, Isabel. Come mai è qua? Non lo so più di. Cosa hanno fatto con il video della Isabel? Si sono fatti il selfie. Cosa ha fatto qua? Cos'è sta carta igienica? Selfie in arrivo. Andiamo a vedere il video che hanno fatto. Sì. Ciao, io sono Lumi. Sono stato mandato in questa casa, ma ho capito che era già stata abitata da Ruby Ruby. Quindi vado a chiamarli. È fino arrivo. Oh, non sono arrivati. Ma quello dice le bugie perché sono andato come Pinocchio. Nella porticina. E domani arriva Rudy e Ruby. Allora è andato a chiamarli. Sai che arrivano di notte?